Buon pomeriggio dal TG6. Si è parlato del tema della corruzione questa mattina a Pescara in un convegno organizzato dal Rotary di Pescara Ovest intitolato La corruzione ci ruba il futuro e tra gli ospiti l'ex procuratore, attuale vice sindaco di L'Aquila, Nicola Trifuggi. Ce ne parla Paolo Renzetti. Io credo che la corruzione si espanda a macchia d'olio proprio perché non c'è una risposta efficace delle istituzioni. Non vi è sufficiente preparazione da parte di chi dovrebbe indagare su fenomeni sempre più sofisticati. Il passaggio di denaro avviene non certo più con la bustarella come si faceva una volta, ma in via telematica. Ci vuole una magistratura pronta ad adeguarsi ai tempi. Qual è la situazione nella nostra regione? Ma la nostra regione non è tanto differente da tutte le altre, ce n'è tanta di corruzione, ce n'è tanta a tutti i livelli. Mani Pulite ha stroncato una classe politica, delle formazioni politiche, però ha reso meno individuabili gli obiettivi perché non si ruba più per il partito ma si ruba per se stessi. E poi ha reso più esosi, più cari i corrotti o i concussori, che siccome è diventato più pericoloso, pretendono delle percentuali maggiori di quanto non fosse prima. Quindi secondo lei è solo un problema però di classe politica oggi oppure c'è anche dell'altro? No, non è un problema di classe politica, è un problema di attenzione generale. Se allo Stato non arrivano i soldi necessari per le proprie attività e perché qualcuno non glieli fa arrivare, e questi soldi vanno chiesti agli altri. Discutono vari organi dello Stato se si tratti di 40, 60, 80 o 100 miliardi all'anno che spariscono nelle tasche dei corrotti. Interessa poco quale che sia, si tratta di cifre talmente enormi che ci potrebbero evitare manovre aggiuntive, ci potrebbero evitare i rimproveri dell'Europa per i nostri bilanci. Quindi, al di là del fatto che le leggi vanno rispettate, e questo presupposto, c'è un interesse concreto di tutti a che la corruzione venga, non dico a cessare perché credo che sia un fenomeno ineliminabile, ma venga arginata in maniera da ricondurla, si potrebbe dire, a limiti fisiologici nella sua patologia, insomma, ecco. Terzo rimpasto di giunta per il sindaco di Teramo, Maurizio Brucchi. A dare le dimissioni questa volta è l'assessore all'istruzione, Francesca Lucantoni. Servizio di Tania Nuova Bonicica. scossa politica alla tenuta della maggioranza Brucchi al comune di Teramo, con le dimissioni inaspettate dell'assessore Francesca Lucantoni, con delega alla pubblica istruzione. In molti non ne vedevano l'ora, a parte l'inesperienza dimostrata e ammessa dalla Lucantoni nei settori che ha diretto, cultura prima e scuole successivamente, le dimissioni dell'assessora Gattiana riaprono i giochi per un nuovo rimpasto di giunta che permetterebbe al sindaco Brucchi di imbarcare forze politiche stampella alla sua maggioranza. Non è bastato un primo rimpasto e il Brucchi bis non ha dato dimostrazione di grande stabilità, facendo registrare a dicembre scorso le dimissioni polemiche dell'assessore alla cultura Marco Chiarini e adesso quelle di Francesca Lucantoni che lascia per motivi professionali. Quali scenari futuri? Si parla sempre con maggiore insistenza dell'entrata in esecutivo di Dodo Di Sabatino, capogruppo della lista civica a Teramo soprattutto, con delega alla ricostruzione, di Caterina Provvisiero, dirigente scolastica in quota Gatti, che sostituirebbe la dimissionaria Lucantoni e magari anche l'ingresso di un altro assessore gattiano, con molta probabilità il consigliere Silvio Antonini. Tutto però è ancora in evoluzione e i leader discutono nelle segrete stanze della politica teramana, stanze sempre più distanti e scollegate da quelle lesionate e inagibili dei 3.500 teramani fuori casa. L'ospedale unico di Teramo deve restare a Teramo. La proposta del gruppo consiliare del PD e del consigliere provinciale Maurizio Verne è di un'area individuata in località Piano Dacia a San Nicolò, un'area di circa 20 ettari, ottimamente servita dalla viabilità e soprattutto baricentrica rispetto a montagna e mare. Vediamo.
Avete scelto quest'area perché ha delle buone caratteristiche ed è baricentrica. Quali sono queste caratteristiche? È vicino alle grandi vie di comunicazione, la superstrada, la ferrovia, la statale 80, ma anche la superstrada che poi da Teramo, San Nicolò porta a Val Vibrata, quindi una posizione perfetta proprio sotto l'aspetto della viabilità. Sappiamo che un'esigenza della ASL è avere anche una fermata, non dico dentro, ma comunque le vicinanze del nuovo ospedale, e questa lo ha, quindi tangente alla ferrovia, ma soprattutto anche un'altra caratteristica: si va a recuperare in parte del territorio già compromesso, mentre invece le altre proposte vanno a consumare nuovo suolo. La provincia sta portando avanti un piano territoriale in questi anni che appunto punta a diminuire il consumo del territorio. In questo caso si andrebbe a riconvertire due cave che oggi, diciamo, hanno un certo impatto ambientale. Sono 20 ettari, c'è il verde, ci saranno i parcheggi, insomma c'è tutto quello che di cui un ospedale di primo livello ha bisogno. Sì, 650 posti letto, che è la domanda che oggi questa provincia ha, quindi una posizione ideale. Adesso toccherà ad altri fare delle scelte. Noi come Partito Democratico di Teramo, come consigliere provinciale, io in modo particolare, e anche la lista di Teramo Cambia, vogliamo porre sul tavolo la discussione. Da altre parti si sta discutendo, bisogna arrivare proprio a prendere una decisione, perché altre province, come dice il direttore generale, stanno andando avanti, stanno pensando ai progetti. Teramo è indietro, è il momento di prendere decisioni, perché dobbiamo aumentare l'offerta sanitaria in questa provincia. Dopo il ripetersi di fatti di cronaca a Chieti, ultimo in ordine di tempo, quello dell'incendio doloso di un'edicola, il primo cittadino scrive al prefetto della città, il prefetto Corona, per convocare urgentemente un comitato provinciale, discutere il da farsi, e intanto nella mattinata ha incontrato anche il governatore della regione per discutere del masterplan. Il servizio di Alfredo Primante. L'episodio dell'incendio all'edicola di due giorni fa è solo l'ultimo purtroppo di una serie di episodi che riguardano la città di Chieti e che ripropongono il tema della sicurezza. Tra l'altro lei, anche come rappresentante dell'ANCI nazionale, ha diramato un comunicato proprio su questo argomento. Sì, è un tema che riguarda le città soprattutto oggi che il governo ci affida questo compito in più, che è quello di essere parte integrante della sicurezza urbana. È un problema che riguarda Chieti, ma non è il problema di Chieti, questo ci tengo a dirlo. La città non può essere definita, e non voglio si definisca una città violenta. Abbiamo degli episodi che purtroppo in questa società degradata iniziano a farsi avvertire anche nel nostro comune, nel nostro territorio. È chiaro che vanno immediatamente combattuti, vanno immediatamente messi in un angolo e vanno combattuti con fermezza e con determinazione. Per questo ho chiesto al prefetto di convocare un tavolo del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, al quale io non parteciperò solo per dovere d'ufficio, ma con la precisa volontà di collaborare attraverso anche la polizia locale a far sì che ci siano più elementi che circondano questa degenerazione anche della comunità teatina. Sul tema della sicurezza è chiaro che noi tutti dobbiamo farci parte dirigente, ma soprattutto io chiedo, ma questo andrebbe chiesto al governo nazionale, che le forze dell'ordine non vengano lasciate da sole. Questa mattina ho incontrato il presidente della regione Luciano D'Alfonso per discutere dei problemi del territorio. Cosa vi siete detti? Ci sono i problemi, o meglio, ci sono le questioni legate al masterplan che io vorrei divenisse realtà nel nostro territorio, perché vuol dire fare investimenti, vuol dire creare condizioni dall'ambiente alle infrastrutture perché l'Abruzzo sia migliore. E ovviamente la mia città è fortemente coinvolta ed è per questo che ho voluto parlarne con lui in vista della riunione di lunedì pomeriggio. C'è il tema forte dei danni da maltempo, per i quali la regione è comunque anello fondamentale tra governo e territorio perché arrivino i soldi nei comuni. C'è il tema di alcune opere pubbliche importanti che devono essere completate e che hanno bisogno dell'aiuto della regione. Ecco, su tutto questo io credo che una intesa istituzionale e interistituzionale sia fondamentale. 8 ore di sciopero da parte dei lavoratori del comparto luce e gas per il mancato rinnovo del contratto, a protestare anche i lavoratori di Pescara con un picchetto davanti alla sede dell'ACA. Vediamo. Una protesta importante perché c'è da rinnovare questo contratto ormai da diverso tempo. È uno dei pochissimi contratti rimasti ancora aperti. Gli altri sono tutti rinnovati, la protesta è per impedire alla controparte di avanzare proposte inaccettabili che vanificherebbero la modesta richiesta che è di appena 60 euro. Loro richiedono invece negazioni dei diritti, ritorni indietro rispetto a maggiorazioni che si usano in questo settore.
Poi faccio un esempio, lo straordinario che si usa parecchio, dal 35% di maggiorazione propongono di portarlo al 10%, che non solo vanificherebbero ma porterebbero indietro i lavoratori in termini anche salariali, che di diritti. E sono 15 mesi che non si rinnova il contratto nazionale del gas acqua, ci sono tanti lavoratori che quindi sono rimasti completamente senza contratto. I vostri interlocutori sono Federacqua, Federutility ma anche l'H di Pescara? Sì, perché comunque fa parte dell'associazione dell'imprenditore dell'acqua, quindi anche l'ACA fa parte delle nostre controparti, quindi è per questo che i lavoratori dell'ACA insieme con i lavoratori di tutto il settore, quindi abbiamo anche l'Italgas di Montesilvano che sono oggi in sciopero, così come tutto il territorio nazionale. Siamo compatti perché è molto importante, ci sono delle controproposte delle aziende molto molto pesanti che ledono i diritti dei lavoratori al di là di quello che è la parte economica, che oltretutto è anche minima la richiesta rispetto solamente all'inflazione reale. Una regione allo sbando a causa dell'alternarsi di dirigenti in settori strategici con conseguenze serie di disservizi e anche di disordini organizzativi. La denuncia arriva dai sindacati della funzione pubblica. Vediamo. Traniello, parlate di situazione di regione allo sbando per quanto riguarda la pubblica amministrazione, i vari settori della pubblica amministrazione, con ripercussioni molto gravi per l'utenza, ma non solo. Perché? Noi riteniamo che oggi la regione si trova in grosse difficoltà, però le difficoltà sono dovute a un cambio continuo di dirigenti preposti ai vari servizi e soprattutto sui dipartimenti, direttori che si dimettono, dirigenti che si dimettono dai servizi, e c'è un'alternanza che certamente non favorisce la buona pratica della pubblica amministrazione, ma non favorisce soprattutto l'efficienza e l'efficacia dei servizi che la pubblica amministrazione e in particolare la regione deve erogare ai cittadini, alle imprese che sono sul territorio. Questo danneggia fortemente l'industria e anche l'artigianato che sta sul territorio, ma sta danneggiando fortemente soprattutto la filiera agricola vitivinicola, perché con il PSR siamo diventati la terz'ultima regione come capacità di attuazione del PSR 2014-2020 e siamo al 5,26%. Quindi chiedete un cambio di passo immediato? Ma noi ci auspicavamo con l'insediamento della Giunta D'Alfonso che ci fosse stata un'accelerazione da parte della pubblica amministrazione. Purtroppo dobbiamo constatare che così non è stato, anzi siamo veramente allo sbando nell'ente regione. Noi anche come organizzazioni sindacali non abbiamo punti di riferimento all'interno della regione e degli interlocutori che poi possono darci delle risposte. È subito pronta la replica del direttore generale della Regione Abruzzo, Cristina Gerardis, che ha detto: sostenere che la Regione Abruzzo sia allo sbando desta stupore per la radicalità dell'affermazione e appare ingeneroso soprattutto se si considera che la frase è riferita alla non ancora avvenuta corrispensione di una parte di emolumenti aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria che viene regolarmente erogata. In ogni caso la delibera di giunta per il pagamento delle indennità accessorie è stata firmata il 14 marzo scorso e verrà portata all'approvazione dell'esecutivo nella prima seduta utile, quella di martedì prossimo. Ci spostiamo all'Aquila perché non si placa lo scontro tra i condomini di via Fonte Pretura e il comune per la realizzazione del masterplan che prevede la riqualificazione di un'ampia area lungo via 20 settembre. I dettagli nel servizio di Filippo Tronca. Più che un masterplan sembra un calvario il progetto di riqualificazione dell'area di via Fonte Pretura all'Aquila lungo via 20 settembre. Un'agguerrita parte di condomini di uno degli edifici lo ritengono infatti una mezza fregatura perché dovranno cedere i loro terreni e diventare soggetti attuatori della realizzazione di una nuova piazza pubblica, a loro rischio e pericolo però in termini di responsabilità penali e anche di spese non coperte dal contributo di ricostruzione se qualcosa dovesse andare storto. Ed è per questo che uno dei condomini, il signor Riccardo De Santis, ha oggi manifestato con un cartello al collo per le vie del centro storico. I condomini vogliono solo che il loro palazzo venga abbattuto e ricostruito come tutti gli altri e alla nuova piazza, sostengono, ci deve pensare il comune, con un accordo diretto con la ditta, visto che, osservano, sarà la ditta la maggiore beneficiaria del masterplan, poiché entrerà in possesso di negozi, parcheggi sotterranei e anche di alcuni appartamenti rimasti vuoti. Ma il comune va avanti per la sua strada e minaccia il commissariamento dell'assemblea dei condomini di via Fonte Pretura e l'esproprio del terreno per realizzare la piazza.
La piazza è una cosa che deve finanziare il comune, non può pretendere il comune che noi diventiamo improvvisamente attuatori di una piazza pubblica rischiando di tasca nostra o mettendo dei soldi di tasca nostra. In attesa delle comunali all'Aquila il gruppo Fratelli d'Italia presenta il proprio candidato sindaco, si tratta di Pierluigi Biondi che ha illustrato il suo programma. Vediamo. Inutile aspettare come Godò le primarie del centrodestra che tanto non si faranno perché Forza Italia si oppone. Niente accordicchi e avanti da solo. Questa è la linea intrapresa dal candidato sindaco di Fratelli d'Italia al comune dell'Aquila Pierluigi Biondi, ex sindaco di Villa Sant'Angelo, che ha oggi illustrato le sue idee e programmi sul fronte del sociale. Le nostre prime proposte sono quelle del riutilizzo del progetto casa ai fini di un progetto ampio di mutuo sociale in cui si tengano in considerazione le esigenze prioritariamente degli aquilani. C'è una idea di rivedere le modalità di accesso ai servizi comunali, in particolar modo ai servizi legati alla scuola, quindi asili nido, il trasporto scolastico e le mense, contemplando delle previsioni per le famiglie aquilane. Poi c'è il tema della disabilità, con la creazione della figura del disability manager e l'incremento dei posti riservati ai disabili, ma anche l'introduzione dei parcheggi rosa per le gestanti e per le famiglie con bambini. E dopodiché c'è anche un'idea che andrà sviluppata, che sarà quella della creazione di un'azienda, chiamiamola così, unica sociale, in cui tutte le esigenze sociali vengano affrontate in maniera coordinata ed efficiente. Biondi non lesina poi bordata al centro-sinistra, che amministra la città da due legislature e che ieri, in vista delle primarie tra Pierpaolo Pietrucci e Americo Di Benedetto, ha presentato l'ampia coalizione Vivendo l'Aquila, pronta a riconquistare la città per altri 5 anni. In quella coalizione ci sono delle persone che fino a non più tardi di 2 o 3 mesi fa ne hanno dette di tutti i colori, del centrosinistra, della gestione di Cialente, degli assessori. Ci sono persone che durante la conferenza stampa non si guardavano in faccia. Mi fermo ad un giudizio esterno perché ognuno ha i suoi problemi dentro casa, quindi ognuno si vede i suoi. Certo, questa è la dimostrazione che il potere in questa città è un collante molto più forte certe volte della dignità e delle convinzioni personali. Lavori di riqualificazione per Piazza Caduti del Mare a Pescara e a presentarli l'amministrazione comunale. Vediamo. La democrazia partecipata è questa, è quella cioè di coinvolgere le persone interessate direttamente alla riqualificazione della propria piazza, delle proprie strade, e in questa direzione ci siamo mossi rispetto alla questione di Piazza Caduti del Mare, che si inserisce in un discorso più ampio, quello di cui siamo molto contenti, e cioè il vinto bando per le periferie. Diciamo, i soldi messi da Renzi, per dirla in termini chiari, ai fini della riqualificazione delle periferie, che significa per Pescara una grandissima opportunità. 18 milioni di denaro pubblico che insieme al partenariato col privato sono destinati a sprigionare interventi per un valore di complessivi 58 milioni. Diciamo che i tempi sono brevissimi perché, essendo all'interno del programma di riqualificazione delle periferie, entro la fine dell'anno, secondo alcuni conteggi che abbiamo fatto anche con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovremmo presentare il progetto esecutivo, dopodiché l'anno prossimo già potrebbe essere cantierata l'opera. Quindi i tempi sono molto stretti, una risposta veloce in un'area che non è solo questa. Sono stati individuati 915.000 euro perché riqualifica non solo la piazza ma anche tutte le aree circostanti, e nel Borgo Marino Sud c'è anche la realizzazione del centro sociale per altri 280.000 euro. Lo facciamo con uno strumento peraltro totalmente nuovo, perché l'abbiamo fatto anche in passato per Lungomare Nord o Lungomare Sud. Adesso lo facciamo con uno strumento particolare, diciamo interattivo, in cui il cittadino interviene secondo una procedura e dà le proprie indicazioni come vuole che sia realizzato una infrastruttura pubblica.
Restiamo a Pescara e torniamo a parlare dei lavori per la realizzazione del Ponte Nuovo. È chiusa da oggi a Pescara la rampa dell'asse attrezzato in uscita alle Torri Camuzzi per completamento dei lavori del ponte nei prossimi giorni a causa dell'entità dell'intervento che consentirà a breve l'apertura dell'infrastruttura. Chiuderà anche la rampa di accesso all'asse sempre in zona Torri Camuzzi per limitare i disagi. L'uscita o entrata consigliata diventa quella del cementificio o quella del Ponte della Libertà. Si tratta dell'ultima tranche di lavori necessari al completamento del ponte, ha spiegato il vice sindaco ai lavori pubblici Enzo Del Vecchio. La ditta sta provvedendo all'allestimento del sistema di illuminazione e dell'asfaltatura della rotatoria a servizio del ponte. Il ponte verrà asfaltato e per rendere questa fase sostenibile si consiglia agli automobilisti in transito di utilizzare le uscite poste immediatamente prima per la città, dunque quella del cementificio della zona del Ponte della Libertà, sia in entrata che in uscita. A lezione di Risorgimento aspettando il 2 giugno, uno spettacolo al Teatro Marrucino di Chieti che era gremito di studenti. Vediamo. Celebriamo oggi a 156 anni dall'Unità d'Italia le nostre radici e con esse l'attualità di quei valori di coesione nazionale, di libertà, di democrazia che costituiscono energie vitali permanenti per la società e per il Paese. Sono le parole del Capo dello Stato Sergio Mattarella che hanno aperto le celebrazioni per il 156° anniversario dell'Unità d'Italia. Una ricorrenza che è stata celebrata anche a Chieti con uno spettacolo teatrale nella cornice del Marrucino a cui hanno assistito gli studenti delle scuole della città. Il prefetto di Chieti, Antonio Corona, spiega così l'iniziativa. Non a caso all'inizio abbiamo fatto riferimento a un pezzo, un brano di Battiato, Povera Patria, in cui c'è un brano di denuncia di uno stato di scollamento del nostro paese, di grande difficoltà, gli anni dei caduti per mafia, gli anni di Tangentopoli. E volutamente si è messo qui in apertura come per trarre nuova linfa, nuove energie da Risorgimento. Noi dobbiamo vivere anche di ideali di collettività, di patria, di nazione, chiaramente in un contesto più ampio che quello europeo, ma riscoprendo l'orgoglio innanzitutto di essere italiani. Ed ora apriamo la pagina dello sport con la Serie A. Il Pescara, dopo l'Edian Memushai, con la nazionale maggiore albanese, altri due giocatori sono stati convocati dalla nazionale. Si tratta di Alberto Cerri e Valerio Verre, chiamati dal CT dell'Under 21 di Biagio per i prossimi impegni in amichevoli con pari età di Polonia e Spagna. Prima della sosta i biancazzurri saranno di scena domenica a Bergamo contro l'Atalanta, mancheranno Caprari e quasi certamente l'ex Stendardo. Montari giocherà al posto dello squalificato Bruno. Il punto di Andrea Costantini. Venerdì con doppia seduta per il Pescara che dopodomani sarà di scena allo stadio Atleti Azzurri d'Italia per sfidare un Atalanta, splendida rivelazione di questo campionato, ma reduce dal pesante rovescio di San Siro con l'Inter. Per l'occasione Zeman dovrà rinunciare a Caprari che non ha ancora smaltito la botta subita prima del match con l'Udinese. Quasi certo anche il forfè del fresco ex Guglielmo Stendardo, uscito per infortunio nei primi minuti della partita di domenica scorsa. Salterà una gara alla quale tiene tanto, al massimo potrebbe andare in panchina. Sarà Coda ad affiancare Bovo in difesa, mentre Campagnaro, tornato finalmente in gruppo, partirà dalla panchina. Al posto dello squalificato Bruno toccherà a Montari giocare davanti alla difesa. Preferito a Brugman, sempre ai margini nelle gerarchie di Zeman, il centrocampista ghanese spende parole al miele verso il Boemo e crede ancora nella salvezza. Tutto è possibile nel mondo, basta che fallo bene, che fai bene. E noi stiamo cercando di fare tutto possibile, perché anche questa città merita tanto. Come mi sta detto l'altra volta, che è tutto possibile, non è finito, e noi crediamo. Importante di stare tutti insieme a lavorare duro per rimanere in Serie A. Anche mister non parla tanto, parla poco, piano, e per me lui come figura di padre, tu non puoi arrabbiare con lui, non puoi neanche lamentare, non puoi neanche chiedere per mister perché
basta, tu devi allenare, devi mettere i piedi per terra per allenare, basta. In attacco con Caprari, Pepe e Girardino fuori causa, pochi dubbi sul trio Cerri, Mitrizza, Benali. Torna a disposizione il francese Baebek, che ammette di non poter ambire subito ad una maglia da titolare. Sarà in panchina. Baebek, che guarda già al futuro e rivela di sperare di restare il prossimo anno anche in caso di retrocessione in Serie B. Mi piace Pescara, molto piace con la squadra, le tifosi, tutto, la società, anche sì, possibile. Quindi anche in Serie B non importa la categoria? Non è importante, che ho bisogno di giocare, ho bisogno di molto giocare, perché non giocare di sia. E per preparare il match con il Pescara, già da questa sera l'Atalanta sarà in ritiro. Intanto, dopo la pesante sconfitta con l'Inter, non sembra compromesso il clima della squadra, e a confermarlo le parole dell'attaccante Andrea Petagna. Sì, è stato bellissimo, infatti ringrazio tutti i ragazzi, tutti i tifosi, i genitori che hanno portato i bambini qui, è stata una bella esperienza, sono contento di magari averli resi felici con una foto, un autografo, comunque fa sempre piacere, perché comunque veniamo da una partita persa malamente e quindi questo calore dei tifosi ci fa solo che bene, ecco. Ecco, quanto è importante? Ce n'erano 2000 a San Siro a vedervi, vi hanno comunque incitato fino alla fine della partita, ce n'erano 1000 ad attendervi a Zingonia, e anche allo Store è stato veramente tantissima gente. Quanto è importante per voi? Ma i nostri tifosi sono veramente fantastici, ci hanno trascinato fino a qui, perché comunque se abbiamo ottenuto tutti questi bellissimi risultati anche grazie a loro, grazie al loro sostegno, perché comunque ci danno una forte carica, quindi speriamo di regalargli questo sogno, che è un sogno anche per noi, e di continuare su questa strada che fa bene a noi e fa bene a Atalanta. Ecco, il sogno passa attraverso il prossimo impegno, quello più imminente, contro il Pescara. Partita contro l'ultima in classifica, ma è una partita difficile, come è stata quella con il Crotone in casa e con l'Empoli in casa. Sono partite che finché non le sblocchi sei in difficoltà, perché sono squadre che si chiudono e poi ripartono, sono molto veloci in attacco, un allenatore che predilige l'attacco, quindi dovremo stare attenti, però penso che se faremo il nostro gioco, saremo cattivi al punto giusto, la porteremo a casa la vittoria. Ed ora il basket, successo sofferto per la Globo Info Service Campli, che si è imposta di misura 88-87 su Venafro. Squadra rinforzata dagli innesti delle ultime settimane, in un concitato finale la squadra di coach Millina riesce a spuntarla nonostante una brutta prova in chiave difensiva. Decidono un canestro di Bottioni e una palla rubata nell'ultima azione dopo 1-0-2 ai tiri liberi del farnese Ponziani. Migliore marcatore della Globo è Gatti con 21 punti. Campli aggancia così Bisceglie al secondo posto con 36 punti, e lunedì sera alle 21 disputerà il derby sul parquet di Ortona. E allora con lo sport concludiamo anche questa edizione. Il prossimo appuntamento con l'informazione del TG6 arriva questa sera alle 19. Grazie per essere stati con noi.